È importante sapere, avere un'idea personale dei problemi attuali di oggi. Questo è il mio punto di vista e anche credo che sia il punto di vista di ognuno di noi. Ragionare con la propria testa di fronte ai problemi e alle difficoltà e o alle problematiche che il mondo di oggi ci presenta. L'incontro di oggi, e qui ringrazio moltissimo Padre Martin. Sapete cosa mi ha detto uno? Padre Martin non diventa rosso, mi ha detto: ma che bel giovanotto che è! Ma che donna! Ma che donna! Era donna! È giovane! Ha detto: non mai. Ma oltre che bello, è anche bravo. Posso dirti una cosa? Padre, Don Paolo Renner, che è stato qui, che è rettore, diceva: Franco mi ha mandato una mail, congratulazioni per la scelta del tema e anche per la scelta del relatore. Sarei contento. Io ho detto: ma lo sapevo già. Perciò allora, a bando di festa, ecco, ti ringrazio veramente di essere venuto, so che sei impegnato, insegnamento, esami, eccetera, ma però ha trovato posto anche per noi questa sera. Quindi siamo un gruppo qui di persone molto intelligenti, basta guardarmi in faccia, no? Molto brave, e perciò allora bisogna rispondere a questo. Ecco, e io volevo iniziare portando questa tematica che a me il gruppo Dialogo mi può dare atto già dal settembre scorso, anzi agosto, dicevo io: guardate, questa è una tematica che dobbiamo approfondire. In questi giorni, oggi è iniziato il periodo che possiamo fare il biotestamento. Cos'è? Non lo so se lo sappiamo abbastanza. Si parla di cure palliative, il senso della vita in generale. Io, ma è una provenzione sua, inizio e fine vita, fede e politica a confronto. È una tematica molto impegnativa, però sono certo che verrà, direi così, svolto in un modo profondo e bello. Posso dirti una cosa? Qualcuno lì in fondo mi ha detto: speriamo che non sia clericale. Ho detto: non sarà clericale. Qui, come ho scritto, siamo in un ambiente in cui ognuno pensa con la sua testa, senza averla fasciata in nessun modo. E allora siamo in un ambiente laico, ma il laico giusto, perché anche Cristo era un laico, non apparteneva alla casta di tutti. Perciò allora, dopo queste cose, lascio la parola a te, perché l'argomento è talmente importante che ha bisogno di tempo, di riflessione e di ricerca. Io vorrei che dopo ci fosse una discussione, un dibattito profondo, bello, chiarificatore, che possiamo dare a casa: ecco, abbiamo capito qualcosa di più e possiamo anche donarlo agli altri. Grazie Martin della tua presenza. Prego. Grazie per questo saluto caloroso, fraterno, grazie anche per l'invito. Se all'inizio hai detto bello e giovane, direi quasi non troppo giovane, ormai non più, e se vi avvicinate vi scoprirete io neanche troppo bello. Ma comunque, il tema sul quale oggi rifletteremo è molto interessante, molto attuale, perciò sono anche molto contento di poter
discutere e riflettere con voi su questo tema, soprattutto su alcune questioni dell'inizio e fine vita, anche se io poi parlerò più del fine vita, soprattutto anche come... Si sente? Bene. Come tu hai già detto, proprio oggi entra in vigore la legge sul biotestamento. Perciò non rifletterò adesso su alcuni dettagli della legge, perché quello lo devono fare i giuristi che conoscono bene la materia, ma cercherò di riflettere con voi su alcune questioni etiche, soprattutto anche a partire dalla nostra fede. Spero di non essere troppo clericale, ma tuttavia vorrei iniziare questa nostra riflessione con un salmo. Il salmo 8. O Signore nostro Dio, quanto mirabile è il tuo nome su tutta la terra. La tua maestà voglio adorare nei cieli con labbra di pargioli e latanti. Una fortezza hai costruito per tua dimora, riducendo al silenzio i tuoi avversari, il nemico e il vendicatore. Quando contemplo i cieli, opera delle tue mani, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cosa è l'uomo perché ti ricordi di lui? Che cosa è il figlio di uomo che di lui ti prendi cura? Sì, di poco l'hai fatto inferiore ai celesti e di gloria e di onore tu lo circondi. Qual Signore l'hai costituito sulle opere delle tue mani? Tutto hai posto sotto i suoi piedi, pecori, buoi, nella loro totalità insieme tutte le bestie del campo, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie marine. O Signore nostro Dio, quanto mirabile è il tuo nome su tutta la terra. Ecco, ho scelto questo salmo come inizio perché troviamo questo versetto. Che cosa è l'uomo perché te ne ricordi di lui? Che cosa è il figlio di uomo che tu ti prendi cura? È una domanda. Una domanda che... Forse mi alzo così mi potete un po' vedere meglio. Una domanda che da un punto di vista è una domanda retorica. Dall'altra parte è espressione di uno stupore. L'uomo che riflette su se stesso, che riflette su sé nei confronti delle altre creature, che scopre di avere qualcosa di particolare e che semplicemente è pieno di stupore di questo. È una preghiera, un salmo che il contenuto lo ritroviamo già anche nel testo del capitolo 1 della Genesi. Lì non tanto in maniera di preghiera, ma piuttosto in maniera narrativa, ma anche lì l'uomo che riflette su se stesso scopre che lui di fronte alle altre creature con le quali si trova su questa terra, gli animali, il bestiame, gli uccelli, i pesci, le piante, in qualche modo è anche differente. E questa differenza si spiega non in quanto si scopre di essere più bravo, più bello, più giovane o qualcos'altro, ma piuttosto perché scopre di essere in una relazione particolare con Dio, che riconosce come il suo creatore. Nella Genesi 1 il concetto di essere creato a somiglianza e ad immagine di Dio, qui di essere poco inferiore dei celesti. L'uomo che riflette su di se stesso in qualche maniera, soprattutto alla luce della sua fede, scopre di essere in una relazione particolare con Dio. E che da questa relazione particolare di Dio gli proviene anche quello che oggi chiameremo una dignità particolare. Come detto nel concetto biblico di essere creato a somiglianza e ad immagine di Dio, immagine e somiglianza viceversa di Dio. La nostra fede, la fede cristiana da questo, soprattutto anche da questo concetto biblico,
deduce che la vita dell'uomo ha un valore altissimo, anzi che non c'è nessun prezzo per paragonare il valore della vita umana. E perciò nella nostra fede e anche nel Catechismo della Chiesa, per esempio, possiamo leggere: la vita della persona umana è sacra e non è disponibile. Sono spesso questi due termini, la sacralità della vita e la non disponibilità della vita, con la quale, a partire dalla nostra fede, cerchiamo di esprimere il valore immenso e perciò non paragonabile della vita umana. Cosa vuol dire la sacralità e la non disponibilità della vita? Adesso parto da quello che potremmo dire è il tentativo di interpretare la vita umana nel contesto oppure alla luce della nostra fede. Poi, in un secondo passo, farò la domanda di come cristiani convinti possiamo cercare di tradurre questo in un contesto nel quale ci troviamo oggi, perciò in un contesto secolare. Se parliamo della sacralità, della non disponibilità della vita, questo è un linguaggio piuttosto ecclesiastico, e spesso le persone con le quali parliamo, se usiamo questi termini, oppure non ci intendono più, o ci dicono: va bene, torni nella chiesa dove puoi usare questo linguaggio, ma in un contesto secolare questa terminologia da molti non viene più o inteso oppure anche respinto. Perciò dobbiamo chiederci: c'è qualcosa nel nucleo di questo linguaggio, perciò a partire dalla nostra fede, dalla nostra visione dell'uomo, dell'essere umano, che possiamo e come possiamo tradurre questo in un contesto, anche in un linguaggio secolare, e che perciò possiamo entrare anche in dialogo con coloro che non condividono la nostra fede o perfino la respingono, perché per esempio sono piuttosto cresciuti o formati in modo anche anti-ecclesiale oppure anticlericale. Anche in questo contesto dobbiamo sempre cercare di dialogare, perché essendo convinto del valore della vita umana, non lo siamo solo all'interno nostro, dove siamo tra di noi, ma lo dobbiamo essere anche nei confronti di tutte le persone che sono esseri umani. E perciò dovrò parlare anche su quello che è il concetto della dignità della persona umana, e soprattutto cosa si intende con la dignità della persona umana e cosa si intende quando si dice che bisogna tutelare la dignità della persona umana, soprattutto nel contesto delle discussioni odierne. E lì dovremo poi parlare del concetto anche dell'autonomia, perché ci sono molti che dicono la dignità significa soprattutto riconoscere e rispettare l'autonomia della persona umana, e in fin di vita questo può essere anche molto pericoloso quando si dice così. Parleremo poi anche sulla questione dell'eutanasia, e quindi saremo sull'argomento del Vecchio Testamento. Così adesso avete una breve visuale della via che faremo insieme nei prossimi 45-50 minuti più o meno. Allora, cosa si vuol dire? Cosa vogliamo dire quando si parla della sacralità e della non disponibilità della vita umana? Prima di tutto bisogna dire che sono tentativi di interpretare il senso della vita umana, tentativi di interpretare il senso della vita umana, a partire dalla riflessione dell'uomo su se stesso. Io non so se voi vi ricordate la prima volta nella vostra vita che vi avete posto la domanda sul senso della vostra vita. Io non me lo ricordo, non so quanti anni avrò avuto, non lo so quando veramente la prima volta mi sono posto questa domanda. Non so se voi avete questa memoria, magari è stato un momento importante della vita oppure un momento tragico della vita, anche già nell'infanzia, dove si pone magari la prima volta questa domanda. Ma il fatto è che
In quel momento dove abbiamo cominciato a porci la domanda sul senso della nostra vita, abbiamo potuto solo riflettere su di noi stessi e porci la domanda perché esisto, semplicemente perché già siamo esistiti. Perciò la nostra vita è non perché noi abbiamo fatto questa scelta di esistere. Non siamo stati scelti, richiesti. Non è a nostra disposizione in questo senso che noi a un certo punto abbiamo deciso ok, voglio essere, esistere, perciò entro nella vita. La decisione l'hanno presa altri. O forse neanche hanno preso una decisione di generare un figlio o una figlia, ma è successo. Allora, quando noi ci poniamo la domanda, e questa è una domanda profondamente umana, sul senso della vita, le cause effettive, fisiche del nostro esistere non sono per noi una domanda che ci soddisfa, una risposta che ci soddisfa. Il semplice fatto che due genitori si sono incontrati, oppure oggi si potrebbe anche dire che magari siamo stati generati artificialmente, oppure perché l'essere umano si è sviluppato nel corso di una storia di evoluzione di millenni e milioni di anni, non è una risposta che ci soddisfa a livello del senso della nostra vita. Lì tocchiamo un'altra dimensione della nostra vita, e se noi parliamo della sacralità della nostra vita, vuol dire che a partire dalla nostra fede diamo questa risposta: noi esistiamo perché in qualche modo questa nostra esistenza ha da fare con un Dio che ci ha voluti. Perciò parlare della sacralità della vita significa riconoscere oppure professare o confessare che la radice della nostra vita, la radice più profonda della nostra esistenza, non la troviamo in noi stessi, non la troviamo neanche nella realtà terrestre, neppure nella realtà lunga della storia terrestre, nell'evoluzione, ma altrove. Che il semplice fatto di esistere ci mette in qualche modo in contatto con una realtà divina, che la radice, la profondità del nostro essere, la radice, la sorgente per così dire, l'origine è la realtà di Dio. Perciò professare che la vita dell'uomo è sacra è proprio un'interpretazione che la vita di ogni essere umano ha origine in Dio stesso. E se parliamo della non disponibilità della vita, anche questo termine della non disponibilità è un termine molto difficile, perché noi in qualche modo disponiamo sempre della nostra vita. Quando faccio una scelta di una vita sana oppure di una vita non sana, di un nutrimento sano oppure no, è sempre in qualche modo che io dispongo della mia vita, soprattutto quando faccio le scelte di vita. Cosa diventare, cosa fare della mia vita significa sempre disporre anche della propria vita. Ma se noi diciamo che in fondo la vita non sta a disposizione, noi professiamo che nella nostra vita è iscritto un senso e che noi non abbiamo la facoltà, la possibilità di disporre su questo senso che sta iscritto nella nostra vita. Che perciò la nostra vita ha senso e fa senso, e che nessuna situazione e anche nessuna scelta mia può negare questo senso profondo che è iscritto nella mia vita, e che praticamente io non posso disporre su questo senso in quanto nego questo senso della mia esistenza. E che perciò molto spesso questa non disponibilità di vita si usa quando si parla che non si può uccidere un'altra persona.
perché uccidere un'altra persona sarebbe proprio quello di dire: è meglio che tu non esisti, è meglio che tu non ci sia. Non ci sii, si dice così. Ecco, perciò proprio negare che la tua vita ha un senso. La non disponibilità significa proprio: in ogni vita è iscritto un senso che noi dobbiamo riconoscere e cercare anche di tutelare. A livello sempre della nostra fede possiamo chiederci: dove sta questo? In fondo questo sta che Dio, crediamo, ha creato perché Lui ama e perché Lui dice un grande sì a tutto ciò che è, che l'esistenza è un grande sì su ciò che è. E che se parliamo del valore alto della vita, che questo sì di Dio, un sì che è stato detto a tutte le creature, a tutto quello che esiste, all'uomo è stato in modo particolare, perché l'uomo, all'uomo, a noi uomini, è stata anche la facoltà di rispondere a questo sì. Cioè di non solo esistere senza poter riflettere su questo esistere, ma di potendo riflettere su questo esistere, di riconoscere questo sì che è espresso sulla mia vita, che praticamente è la luce che, nella quale io sono involto, tutta la mia esistenza è involta, e che posso rispondere. Questo sì, in fondo, che riconosciamo anche con espressione di amore, perciò l'affermazione dell'altro, l'affermazione più profonda dell'altra persona, che significa proprio questo riconoscere il senso anche dell'altra persona. Non so se fino a qui potete seguirmi. Nell'ambito della fede, un tentativo di interpretare la riflessione di ogni uomo su se stesso, di scoprire di esistere non per solo cause fisiche, ma perché c'è un senso più profondo nella mia vita. E questo senso più profondo della mia vita che posso solo anche cercare interpretandolo, poi anche di testimoniarlo. Con questo linguaggio che ho usato fino adesso, certamente non potrei entrare in un dialogo a livello magari del Parlamento, magari anche un contesto dove ci sono delle persone che non condividono la mia fede. Perciò mi devo, secondo passo, anche chiedere come posso cercare di trasmettere questo, di tradurre questo in un altro linguaggio, in un linguaggio che è il linguaggio secolare e che allo stesso momento è anche un linguaggio dove non cerco di convincere l'altro della mia fede, praticamente di cristianizzare l'altro che magari non lo vuole essere neanche, ma piuttosto devo impegnarmi di tradurre quello che credo, perché è la realtà umana, in un linguaggio accessibile anche all'altro. E qui nel nostro contesto, io adesso ho in mente piuttosto il contesto austriaco e anche tedesco, ma lo stesso vale anche qui per l'Italia, è assai complicato, perché molte volte facciamo difficile di entrare in questo dialogo da tutte e due le parti. Da tutte e due le parti, perciò questa relazione tra fede e politica non è sempre facile, ma è necessaria. È necessaria, apro una parentesi, perché come cristiani noi viviamo in un contesto secolare, viviamo in uno stato secolare, e tuttavia uno stato secolare non significa che non ci sia la religione. Anzi, soprattutto oggi riconosciamo molto bene che uno stato secolare allo stesso momento è anche uno stato plurale, altrimenti sarebbe un stato laicizzato, dove la secolarizzazione non sarebbe una secolarizzazione ma un secolarismo, dove praticamente lo Stato impone come dottrina il secolarismo, perciò il non credere. Ma nessun Stato ha questo diritto, questo noi nell'epoca moderna l'abbiamo imparato, e qui in Europa siamo molto sensibili su queste domande, soprattutto anche a causa delle esperienze del comunismo reale nei paesi dell'Est, dell'Europa dell'Est. Lo Stato non ha
il diritto di imporre, neanche lo Stato secolare ha il diritto di imporre di non credere. Perciò nello Stato secolare oggi troviamo anche una realtà molto plurale e lo Stato ha il diritto, non solo il diritto, ma il dovere di proteggere questa pluralità. E deve proteggere questa pluralità in quanto permette a tutte le persone di esprimere anche ciò che è la loro fede. Lo Stato non ha il diritto di decidere sulla verità di queste fedi, ma ha il dovere di proteggere il diritto di ognuno di credere che ciò, secondo la sua coscienza, deve credere. E perciò queste persone che vivono anche in uno Stato secolare, che credono oppure non credono, e anche il non credere è una forma di interpretazione della vita, escludendo alcuni approcci di spiegamento per le domande umane, queste persone che vivono dentro lo Stato secolare certamente devono anche esprimersi sulle questioni, a partire da ciò che credono. Ma lo devono fare in tal modo che non si rifanno nella loro argomentazione a ciò che è la base di fede, perché quello in una società secolare non è più condivisa, neanche qui in Italia. E perciò dobbiamo tradurre questo compito della traduzione del quale ho parlato appena. In Germania c'è un filosofo molto famoso, Jürgen Habermas, che sicuramente molti di voi hanno anche già conosciuti, della scuola di Francoforte, che ha avuto un incontro con l'allora cardinale ancora Ratzinger, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede a Monaco nel 2004, dove queste due persone intellettuali hanno avuto un discorso sulla questione del ruolo della religione nel contesto secolare. Ed è stato molto interessante, è stato pubblicato anche come un libretto questo dialogo, tutti e due hanno fatto un commento iniziale e poi sono entrati in dialogo, perché interessantemente nei punti più centrali hanno avuto una grande sintonia. Sono venuti da due punti differenti, da due direzioni differenti, ma si sono incontrati lì dove tutti e due, e anche Jürgen Habermas ha detto che la nostra società secolare, democratica, ha bisogno di una base che non può essere garantita dallo Stato stesso, ma una base che viene nutrita anche dalle tradizioni religiose. E che perciò anche lo Stato secolare ha bisogno delle religioni. Cosa ha inteso lui? Lui dice: se noi viviamo in un contesto secolare, questo contesto secolare può solo funzionare se è strutturato politicamente secondo il modello democratico. La base del modello democratico lo troviamo in tutte le costituzioni di Stato. E praticamente in tutte le costituzioni di stati democratici troviamo nei primi articoli il riferimento alla stessa dignità della persona umana, anche nella Costituzione italiana, quella tedesca, quella austriaca, in tutte, ogni persona umana è di pari dignità, ha la stessa dignità, indipendentemente dal sesso, dall'età, dalle origini. La stessa dignità. Perciò un sistema democratico può funzionare solo se riconosciamo prima di tutto che l'altra persona, tutti quelli che vivono nel nostro contesto, nel nostro Stato, nella nostra società, hanno la stessa dignità e che questa dignità non viene messa praticamente in discussione in una discussione democratica. Se uno Stato comincia a discutere su questa questione, perde già la sua base democratica. Non possiamo, per esempio, fare una legge di maggioranza, neanche una maggioranza del 99%, che solo 99% delle persone hanno dignità e 1% di persone non ha dignità. Se potremmo fare questo, già perdiamo la base democratica dei nostri sistemi. E la grande difficoltà nel contesto odierno non è solo di intendere ma cosa significa la dignità della persona umana,
ma anche di poter fondare cioè di fondare con argomentazioni anche filosofiche la dignità della persona umana. In tedesco ultimamente, negli ultimi 10 anni, sono usciti vari libri che proprio mettono in discussione che ci sia questa dignità della persona umana, che dicono parlare della dignità della persona umana ormai è un termine vuoto, perché si può intendere tutto e niente, oppure che non si può trovare una base, una argomentazione, una fondazione veramente riconosciuta da tutte le persone per quello che è la dignità della persona umana. Ci sono quelli che dicono la dignità della persona umana è un fondamento ontologico dato con l'essere umano stesso. Sono altri che dicono la dignità della persona umana è piuttosto un fine da realizzare in quanto si tutela la singola persona, e per arrivare lì ci sono poi i diritti umani. Ma non c'è più un consenso su questo. E questo, a mio parere, è abbastanza preoccupante. E allo stesso momento però ci impegna anche di discutere su queste domande. Se adesso se provo di tradurre quello che ho detto prima a livello della fede sul valore della vita umana, sulla sacralità e la non disponibilità, e se cerco di tradurre questo nel linguaggio della dignità della persona umana, allora parlare della dignità della persona umana significa che la persona, ogni persona, ha un valore che non si può misurare ad altre qualità di questa persona, dicendo che c'è la stessa dignità indipendentemente da razza, da sesso, da appartenenza religiosa, da appartenenza di altri tipi. Significa riconoscere che c'è un valore non paragonabile a queste qualità. Forse voi avete sentito parlare di Peter Singer, un filosofo dell'Australia. Peter Singer è un filosofo molto importante a mio avviso, perché lui è stato quello che negli anni '80 ha ridato vita all'etica dell'animale, una questione anche a me molto cara. Ma lo ha fatto, a mio avviso, in modo sbagliato, perché lui ha detto, e lui ha fatto una divisione, e questa divisione per la nostra discussione mi sembra molto importante. Lui ha detto: se noi praticamente attribuiamo all'essere umano un valore immenso per il semplice fatto che è essere umano, questo significherebbe discriminare tutti gli altri esseri non umani. E lui ha fatto il paragone con altre forme di discriminazione e ha detto: questo è lo stesso come se gli esseri maschi, cioè gli uomini, deciderebbero che l'essere maschio significa avere più valore dell'essere donna, oppure essere bianchi ha più valore di essere di pelle scura. E così dire che all'essere umano, per il semplice fatto che è uomo, un essere umano, ha più valore degli esseri non umani, significherebbe una discriminazione a questo livello. E lui lo ha respinto, questa posizione, e ha detto: dobbiamo trovare un'altra cosa. Perciò, per poter dare una risposta alla domanda se un essere, un organismo, un essere umano, oppure anche un essere animale ha un valore oppure no, dobbiamo trovare altri criteri di quello dell'appartenenza alla famiglia biologica. Perciò lui ha fatto una cosa, lui ha praticamente diviso lo stato cosiddetto ontologico, cioè essere umano, essere animale, da quello che chiamiamo lo stato morale. E lo stato morale che esprimiamo proprio quando parliamo, per esempio, di dignità.
oppure di dignità della persona. E secondo lui questo stato morale non può dipendere dallo stato ontologico, ma dipende, e qui adesso arriva questa rottura che lui fa, dipende dallo stato mentale. Perché in un primo momento forse gli daremo anche retta, perché noi diciamo va bene, la dignità anche della persona umana sta proprio in quelle capacità che noi chiamiamo le capacità personali, il riflettere, l'autocoscienza, il poter decidere, prendere una decisione, e che tutti devono anche rispettare la mia decisione, perciò l'autonomia della persona umana. Qui lui ha ripreso un elemento che deriva dalla tradizione dell'epoca moderna, dall'illuminismo, in modo particolare da Immanuel Kant. Kant, uno dei più grandi filosofi che abbiamo avuto nell'epoca moderna, che ha formulato il cosiddetto imperativo categorico. E in uno lui ha fatto varie formulazioni di questo imperativo categorico, e in una di queste formulazioni lui ha formulato l'imperativo categorico dicendo che bisogna sempre riconoscere, sia nella mia persona come nella persona di ognuno altro, cioè in tutta l'umanità, un valore in se stesso, cioè che ogni persona è fine a se stessa e non solo da usare come mezzo. E questo riconoscere l'altra persona come fine a se stesso, perché l'altra persona è dotata di ragione e avendo ragione può riflettere su se stessa e può riconoscere ciò che è bene e male e ha il diritto di agire secondo ciò che lui riconosce, quest'altra persona riconosce come bene o male. Perciò l'imperativo categorico, l'autonomia nel senso di Kant, non significa faccio quello che voglio, sono autonomo, nessuno dice quello che voglio, che deve dire, cioè che devo fare, è vero, lo dice, nessun altro me lo dice, ma me lo dice la mia ragione. Perciò io devo fare quello che riconosco con la mia ragione come giusto. Non è che faccio quello che voglio, ma la mia volontà si sottomette a quello che la mia ragione riconosce come giusto. Questo a partire da Kant, proprio anche il concetto di autonomia. Ritorno dopo su questo, perché soprattutto nelle questioni della fine vita la questione, il concetto di autonomia è molto importante. Cosa capisco, cosa intendo con l'autonomia? Se io voglio morire, ho il diritto che qualcuno lo faccia per me oppure no? Lo dico, faccio questo riferimento a Kant, perché qui si vede che veramente quello che Peter Singer poi ha fatto è molto vicino, dicendo che una persona o un essere, Singer riconosce questa capacità poi anche in alcuni animali, e sembra anche, i biologi ci dicono che non ha del tutto torto, se ha certe capacità di avere una autorelazione, cioè una coscienza di se stesso, di poter riflettere anche sulla vita, cioè sul tempo, avere una relazione con tempo, poi abilita anche di riflettere sul senso della vita, di porci dei fini per la nostra vita, allora dobbiamo riconoscere un valore che sta proprio nel diritto di autonomia, non più un valore imposto da fuori, ma proprio in questo soggetto stesso. E Singer dice in fondo che solo quando un essere, sia umano oppure secondo lui anche alcuni animali, realmente ha questa capacità, lo devo riconoscere nella sua dignità, cioè questo stato morale che noi esprimiamo col concetto della dignità della persona. Ma sappiamo tutti molto bene che ci sono tantissime persone che attualmente
non hanno queste capacità, o almeno non le hanno sviluppate. Bambini, neonati, handicappati o persone con una malattia psicologica molto forte, oppure anche in fin di vita persone che soffrono di malattie di degenerazione, di demenza, oppure tutte le persone che soffrono lo stato vegetale, che cioè sono nel coma permanente. E secondo lui queste persone veramente non hanno dignità, la perdono. Qual è adesso il grande pericolo se noi entriamo in questa dimensione? Praticamente facciamo una cosa, secondo me, abbastanza grave. Due punti. Il primo punto, che anche questa posizione è discriminante, profondamente discriminante. Perché? Perché praticamente uno o un gruppo che attualmente è capace e dotato di queste capacità intellettuali definisce che la capacità attuale di poter riflettere, di poter disporre su queste capacità intellettive, è il criterio di base per essere riconosciuto nello stato morale. E questa è la definizione classica della discriminazione. Come se noi uomini diciamo essere maschio è un valore più alto, oppure le donne essere femmina è un valore più alto, oppure noi che siamo qui dentro siamo meglio di quelli che sono fuori. Così quelli che attualmente possono riflettere, discutere e disporre sulle proprie capacità intellettuali sono meglio di quelli che non lo possono. È proprio quello che lui dice, l'accusa agli altri, quando dice che quello che voi, quando dite che ogni uomo ha la dignità, lo fa anche lui. Questo è il primo. La seconda critica è la seguente, che praticamente lui lascia perdere il concetto della dignità. Perché se dignità viene definita come un valore non paragonabile, allora proprio questo essere dotato di certe capacità intellettuali non può diventare un criterio per dignità oppure no. Lì lasciamo praticamente perdere il concetto della dignità. E qui vorrei proprio entrare di nuovo con quello che da partire dalla mia fede vorrei esprimere così, che nella vita di ogni essere umano è iscritta un senso e non sta a noi di negare questo senso, ma sta piuttosto a noi di far emergere questo senso. E se non lo faccio, metto non solo in pericolo la nostra convivenza, ma proprio anche le radici oppure il fondamento della nostra società secolare. Qui ritorno a quello che Habermas ha detto: se mettiamo in questione la dignità uguale di ogni persona, di ogni essere umano che fa parte della nostra società, mettiamo in pericolo la nostra società come tale. C'è un senso iscritto in ogni vita umana che io devo far emergere e devo aiutare a farlo emergere. Certo, è vero, qui incontriamo adesso questo livello della interpretazione con il linguaggio secolare, ma anche la negazione di questo senso è una specie, una forma di interpretazione della vita umana. Perché nessuno può dimostrare a livello scientifico che questo senso non ci sia. E allora entrano, per così dire, in concorrenza due modelli di interpretazione della vita umana, che a livello semplicemente scientifico questa battaglia non si può fare, né dall'una parte né dall'altra. Dobbiamo entrare in una concorrenza, in un dialogo
ma in tal senso che dobbiamo scoprire quale interpretazione ci aiuta di più per far emergere veramente che ci aiuta di più anche a trovare delle risposte alle domande umane che abbiamo tutti, sia quelli che credono oppure quelli che non credono. È difficile questo dialogo, lo ammetto, perché soprattutto in un contesto secolare non è facile di entrare, soprattutto anche di partire, di dire ok, anch'io se faccio parte di questo dialogo, non faccio parte di questo dialogo come uno che ha una risposta a tutte le domande. E non faccio parte di questo dialogo come il maestro che sa già tutto e adesso cerca di spiegarlo agli altri, magari in un linguaggio accessibile agli altri. Ma significa proprio, e questo atteggiamento che ha detto adesso è piuttosto questo atteggiamento clericale che molte persone, anche se chiedete a me giustamente, non ne possono più sentire e perciò dicono va bene, torni nella tua chiesa, parli lì, ma se parliamo veramente in un contesto secolare dobbiamo anche ammettere di non avere una risposta a tutto. Io credo che Papa Francesco, per citarlo, quando ha fatto questo suo intervento, mi sa che è stato all'inizio di gennaio, no? Quando parlava proprio anche delle discussioni della fine vita, e non parlava adesso, parlava anche del Pio Testamento, quando ha detto che anche noi come cristiani nelle situazioni concrete non abbiamo semplicemente una risposta a tutto, ma dobbiamo impegnarci a trovare con le persone, in dialogo con le persone, delle soluzioni che sono soluzioni responsabili. Ma non possiamo partire con una risposta che vale per tutte le situazioni. E perciò dobbiamo proprio anche avere questo, non solo cuore aperto, ma anche di questo coraggio, soprattutto quando si toccano le domande della vita, di doverci chiedere come possiamo fare a tutelare la dignità, nel senso come possiamo far emergere che in ogni vita umana, in ogni condizione di vita umana, c'è un senso, senza negare questo senso. C'è un senso, ma come possiamo farlo emergere? E qui adesso faccio un grande passo avanti. Il senso non sta sempre nel mantenimento della vita. La vita nell'etica viene riconosciuta come valore fondamentale, ma non come il valore più alto. Per esempio, i martiri hanno scelto piuttosto di lasciarsi prendere la vita, lasciarsi togliere la vita, per un valore più alto, cioè la professione della loro fede. Oppure i martiri dell'amore per il prossimo hanno scelto di dare la loro vita professando in questo modo il loro amore per il prossimo. Oppure Giovanni Paolo II, questo nell'Evangelium Vitae, in questa sua enciclica del 95 sul valore proprio della vita umana, scrive che sono molte forme dove uno si lascia consumare dall'altro, dai bisogni dell'altro, le mamme, i papà, i medici, in molte forme uno si lascia proprio anche consumare nel senso e vero della vero e proprio della parola, spende la propria vita per l'altro, dove si vede che la vita fisica è il materiale con il quale noi viviamo e possiamo disporre sul senso della nostra vita, ma non è il valore più alto, ma lo mettiamo a disposizione per realizzare un valore più alto. Perciò il senso della vita non sta semplicemente nel esistere nella vita fisica. Perché sottolineo questo? Perché a partire da qui possiamo poi anche capire, soprattutto adesso nella
discussioni. Quanto tempo c'è ancora? Quarto d'ora, 10 minuti? Mi dovete interrompere se mi addormento. 10 minuti o quanto? 10 minuti, ok. Che non si deve fare tutto per mantenere in vita una persona, anzi che si possono perfino interrompere delle misure terapeutiche. Certamente questa è una domanda molto difficile. Non si deve fare tutto. Qui già Pio XII ha fatto delle scelte abbastanza chiare, dei criteri molto chiari, che ha detto devono essere misure misurate secondo il fine terapeutico, e se questo fine non viene più raggiunto, anche una misura terapeutica non ha più senso da intraprendere. E allo stesso momento ha detto che una misura terapeutica deve essere anche sempre sopportabile da un paziente, da un soggetto stesso, e che poi nel contesto di una società deve essere sempre anche misurato secondo la giustizia, perciò uno non ha il diritto di chiedere tutte le terapie se questo significherebbe che altre persone non avrebbero più il diritto o la possibilità di prendere o la stessa attenzione oppure altre cure necessarie per loro. Perciò bisogna anche sempre avere questo concetto della giustizia. Io qui adesso vorrei leggervi un citato, un passo da un santo, che secondo me è molto significativo e ci aiuta molto anche a entrare in dialogo sulle questioni odierne. Il santo che vorrei citare è Papa Giovanni Paolo II, che nel 2004, in un discorso del 12 novembre, ha detto questo. Ha detto molto chiaramente: c'è il diritto di rifiutare l'accanimento terapeutico. Ha detto che oggi molte volte per compassione si cerca oppure si passa anche all'uccisione di altre persone. Pensiamo ai Paesi Bassi, dove c'è anche a livello legale proprio il diritto dell'eutanasia. Da noi per fortuna no. Ma la mentalità la troviamo a volte anche qui da noi, quando vediamo una persona in fin di vita che veramente soffre, e ci sono queste situazioni, oppure pensiamo alle situazioni esistenzialmente veramente difficili e tragiche del stato vegetativo, dove veramente a volte si può pensare: ma io non vorrei mai vivere in queste condizioni, perciò sarebbe un atto di misericordia uccidere un'altra persona oppure liberarla da questa vita. Questo lui lo respinge decisamente e dice: la vera compassione promuove invece ogni ragionevole sforzo per favorire la guarigione del paziente e al tempo stesso aiuta a fermarsi quando nessuna azione risulta ormai utile a tale fine. Il rifiuto dell'accanimento terapeutico non è un rifiuto del paziente e della sua vita. Quello che dice adesso mi sembra molto importante. Il rifiuto dell'accanimento terapeutico non è un rifiuto del paziente e della sua vita. Infatti, l'oggetto della deliberazione sull'opportunità di iniziare o continuare una pratica terapeutica non è il valore della vita del paziente, ma il valore dell'intervento medico sul paziente. L'eventuale decisione di non intraprendere o di interrompere una terapia sarà ritenuta eticamente corretta quando questa risulti inefficace o chiaramente sproporzionata ai fini del sostegno alla vita o del recupero della salute. Il rifiuto dell'accanimento terapeutico, pertanto, è espressione del rispetto che in ogni istante si deve al paziente. Sarà proprio questo senso di amorevole rispetto che aiuterà ad accompagnare il paziente fino alla fine, ponendo in atto tutte le azioni e attenzioni possibili per diminuire le sofferenze e favorirne nell'ultima parte dell'esistenza terrena un vissuto per quanto possibile sereno, che non disponga l'animo all'incontro con il Padre, che ne disponga l'animo all'incontro con il Padre Celeste.
Ecco, questa è una decisione di Papa Giovanni Paolo II del 2004, lo volevo ricordare perché più o meno le stesse cose le ha detto Papa Francesco all'inizio di questo mese e è stato molto criticato. Ah, adesso il Papa apre la porta all'eutanasia, ma non è vero, non lo fa. Perché qui si fa, e questo mi sembra molto importante, la differenza molto chiara tra uccidere e lasciar morire una persona. Il rifiuto dell'accanimento terapeutico, anche l'interrompere delle misure terapeutiche, quando queste misure terapeutiche in riguardo, in relazione allo stato di salute e di vita di questa persona non raggiunge più il suo proprio fine, non vuol dire questa vita non vale più nulla, perciò non facciamo più nulla, ma piuttosto, come lo dice lui, vuol dire le nostre possibilità mediche non valgono più nulla in riguardo a questa vita, in questa situazione. E perciò anche se interrompiamo o non facciamo accanimento terapeutico, e questo anche per rispetto a questa persona nella sua situazione, tuttavia dobbiamo tutta la nostra attenzione e quello che possiamo fare ancora per questa persona. Lo stesso ha detto anche Papa Francesco quando ha detto che dobbiamo veramente, lì dove medicamente non possiamo più aiutare una persona, dobbiamo aiutare questa persona, quello che possiamo fare a livello palliativo, cioè nella riduzione delle sofferenze, dei dolori, e anche a livello spirituale, di accompagnare, di star vicino a queste persone. Perciò dobbiamo tutto quello che possiamo fare per questa persona, perché questa persona non perde il senso, cioè la vita non perde il senso, e perciò dobbiamo veramente dare tutto quello che possiamo, ma sempre in relazione a ciò che è adeguato alla situazione di salute o di vita di una persona. Perciò c'è questa differenza molto chiara. Il non dover far tutto in ogni situazione non significa dire questa vita non ha valore. E questo significa anche non poter dire adesso tolgo questa vita. Al massimo dico io non sono quello che può disporre sulla fine di questa vita, perciò ammetto che questa vita va verso la fine. Sul fatto che c'è una vita che inizia e che questa vita nostra terrena ha una fine terrena, storica, non dipende da noi. E allora anche il decidere di non porre noi il momento della fine è qualcosa di rispetto nei confronti di questa nostra realtà esistenziale. Perciò dire io non uccido, ma sono anche quello che non può praticamente impedire a una persona di non poter morire. Il lasciar morire e l'uccidere è una grande differenza. E l'interruzione di terapie che non portano più al fine di queste terapie stesse non significa uccidere. A livello etico, qui facciamo la distinzione tra eutanasia attiva e passiva. Secondo me non è molto adeguata questa terminologia, io piuttosto parlo sempre dell'eutanasia diretta e indiretta, mentre quella indiretta non la chiamo eutanasia. Eutanasia diretta praticamente sarebbe dove quello che faccio o ometto, perciò attivo o passivo, quale cosa sia, ma ha come fine la morte dell'altra persona. Perciò intendo, facendo oppure omettendo una cosa, cioè attivamente o passivamente, io intendo l'uccisione dell'altro. Il mio fare o il mio omettere è la causa primaria della morte dell'altra. Questo sarebbe l'eutanasia nel senso vero proprio della parola. E questo viene respinto definitivamente. Mentre il lasciar morire un'altra persona non significa che quello che io faccio è originariamente e causalmente responsabile per la morte, ma piuttosto l'età di una persona oppure una malattia di una persona. E io piuttosto ammetto di non essere in grado
di poter disporre su questi due elementi, che la vita ha una fine e che questa fine avviene o per età oppure per una malattia che progredisce e dove io non ho più i mezzi medici. Chiedo scusa un attimo, ma la mia pompa di insulina dà allarme. E allora c'è proprio questa differenza tra uccidere e morire, che a mio avviso quello che adesso, anche soprattutto nell'ambito italiano e qui nell'ambito della Chiesa italiana, è stata discussa, come qui si apre, quando queste omissioni si permettono, qui si apre la porta all'eutanasia. Non è vero, sono proprio convinto che non è vero. E devo anche dire che nella Chiesa, sia austriaca come anche tedesca, le discussioni si fanno in modo differente, dove veramente si fa questa differenza tra uccidere e lasciar morire, e dove si dice, come abbiamo sentito da Papa Giovanni Paolo II, è stato ripetuto anche da Benedetto e anche ultimamente da Papa Francesco, che l'omissione può essere anche richiesta in alcune situazioni dove semplicemente le terapie non hanno più il fine o non raggiungono più il fine, e lì non solo si possono omettere ma anche interrompere. Un'ultima questione, poi chiudo, che ho già menzionato prima, poi possiamo anche entrare in dialogo se c'è qualche domanda anche per approfondire. La questione dell'autonomia. Molto spesso si dice tutelare la dignità di una persona significa proprio rispettare l'autonomia di una persona. Non so se voi siete di questo parere. Certamente. Se voi volete tutelare la mia dignità, rispettate la mia autonomia, morale soprattutto. E in questo sta il diritto di una persona, che di quello che a livello dell'etica del medico si chiama il consenso informato. Perciò un dottore non ha il diritto di fare qualcosa con me se io non dico di sì. Perciò, per dire di sì, certamente devo essere informato, devo farmi un giudizio, perciò consenso informato. Perciò nel senso dell'etica del medico, riconoscere l'autonomia significa prima di tutto riconoscere il diritto di rifiutare. Il medico non può fare qualcosa, non può darmi una medicina se io la rifiuto. Non può darmi un ago se rifiuto, non può mettermi la sonda se rifiuto, non può fare un'operazione se rifiuto, non può darmi una donazione di sangue se io rifiuto. Perciò nel senso stretto l'autonomia nell'ambito dell'etica della medicina significa il diritto di rifiutare. E il testamento biologico, in fondo, se lo portiamo al nucleo di quello che è il testamento biologico, è proprio che una persona esprime il suo diritto di rifiutare per quelle posizioni future, situazioni future, dove magari non può più esprimere la sua volontà oppure farsi un proprio giudizio. Perciò se io adesso scrivo un testamento biologico, non è che domani il medico devo fare quello che ho scritto nel testamento biologico, perché domani spero di alzarmi come oggi e posso parlare col medico. Ma se ho un incidente dove perdo la coscienza, oppure non posso più farmi un giudizio, oppure non posso più comunicare, conoscete forse tutti il vescovo Karl Golzer di Bolzano Bressanone, che è morto un anno fa, che proprio a causa della sua malattia ha perso completamente ogni facoltà di dialogare. E allora in questo caso entra il testamento biologico, il cosiddetto testamento, perché un testamento entra in vigore sempre solo dopo la morte, ma è questo testamento, questa dichiarazione, oppure come si chiama, non dichiarazione anticipata, disposizioni anticipate di trattamento, così. Entrano in vigore quando non posso più farmi un giudizio o non posso più comunicare per qualsiasi motivo. E il senso stretto è proprio di dire, in quella situazione non vorrei più avere certe terapie. Oppure se
queste terapie sono già state iniziate, ma si vede che da un punto di vista medico non raggiungono più il loro fine, voglio che siano interrotte. L'autonomia del paziente non significa che io posso richiedere dall'altro. Perché no? Perché nel richiedere dell'altro io devo fare i conti con la libertà di coscienza dell'altro. E l'altro nei miei confronti, il medico nei miei confronti, non deve semplicemente per tutelare la mia dignità seguire la mia volontà. Ma allo stesso momento deve sempre chiedersi se quello che fa è anche per il mio bene, per il mio bene. Perciò lui deve sempre chiedersi, e questi sono i principi dell'etica della medicina, deve sempre chiaramente anche rispettare la volontà del paziente, ma sempre anche chiedersi se non gli fa del male e se gli fa del bene. Se voi andate dal medico e dite al medico per favore dammi questa medicina, prescrivimi queste pillole, il medico chiederà perché. C'è una indicazione medica e se non c'è non la scrive, non vi dà la ricetta. Non potete dire mai la mia volontà, no, se il medico non può, perché lui deve fare sempre questi conti. Perché dico questo? Perché nel nostro contesto della discussione spesso si assolutizza l'autonomia come l'unico e assoluto principio, dicendo che il rispetto dell'autonomia è l'unico modo con il quale posso rispettare la dignità dell'altra persona. E secondo me questo è difficile. È vero nel senso del rifiuto, di poter rifiutare, questo significa proprio diritti rispettare l'autodeterminazione dell'altra persona. Ma lì dove il medico viene chiesto attivamente di fare qualcosa, il medico deve sempre chiedersi anche questo nuoce oppure gli fa del bene al paziente. Perciò deve fare i conti non solo con la volontà, ma anche con questi altri aspetti. Anche per questo giustamente la legge riconosce il diritto del medico di rifiutare qualcosa quando va contro la sua coscienza. E anche questa distinzione che non si mette in assoluto l'autonomia, ma l'autonomia viene sempre messa in confronto o in relazione con il bene e il non far del male all'altra persona, secondo me è giusto e soprattutto è anche una tutela della dignità dell'altra persona che non viene semplicemente ridotta alla questione dell'autonomia e in questo senso alla capacità intellettiva di una persona. Chiudo con un'ultima considerazione e poi entriamo in dialogo. Qualcuno mi chiede, ma adesso dobbiamo o non dobbiamo fare un testamento biologico? Io dico sempre di sì, ma aggiungo sempre, non è un dovere, ma è un diritto. Se c'è qualcuno che dice, ma a me queste domande sono troppo difficili, che il medico e i miei familiari decidono, a ognuno ha il diritto di dire così. Ma ognuno ha anche il diritto di dire ma io vorrei fare un testamento, questa dichiarazione anticipata. E perché consiglio di farla? Consiglio di farla perché quando si fa questa dichiarazione, queste disposizioni, devo entrare in dialogo con altre persone, con i familiari, con il medico. E molto spesso nella nostra società noi abbiamo, si dice, la morte, il morire sono i nuovi tabù del nostro tempo. E anche in famiglie cristiane entrare in dialogo, perfino quando una persona diventa malata e anziana, parlare del morire è molto difficile. E qui fare insieme un testamento di questo tipo, una dichiarazione di questo tipo, aiuta tantissimo anche a entrare in dialogo sulle questioni della fede che riguardano la nostra speranza di una vita oltre la morte. Grazie, adesso sono già molto curiosa alle vostre domande. In 50 minuti abbiamo letto 10 libri, perché c'è stata una condensa di tante cose. Grazie infinite, perché chiarezza, profondità non sono mancate. E
ed è difficile, almeno per me, ruminare e trovare chiarezza in tutto, no? Ad ogni modo, grazie infinite. Credo che ci sono un sacco di domande, almeno io ci sono tante. Buonasera. Difficile fare una domanda adesso perché tanto sono le provocazioni e gli spunti. Ho letto, mi è capitato di leggere un discorso di Papa Francesco, credo reso in occasione della festa dei morti, in cui lui diceva: dobbiamo abituarci, come lei poco prima fa, a parlare della morte, una dimensione con cui fare quotidianamente i conti. E in un'ottica cristiana, non aver paura della morte, della speranza di una vita oltre, presumibilmente migliore di questa, più piena, completa. Allora, premesso questo, faccio fatica a fare i conti con la sofferenza. Lei prima diceva, noi possiamo non accanirci da un punto di vista terapeutico, quindi rifiutare l'accanimento terapeutico e lasciarlo morire. A volte purtroppo questa decisione la deve prendere il familiare della persona, per le ragioni che lei diceva prima. Allora, lasciarlo morire non sempre porta a una morte dolce. A volte lasciar morire, interrompere la cura, può anche, o anche concretamente, insomma, portare sofferenza alla persona, e non sempre la sofferenza è eliminabile. Ci sono delle situazioni estreme di fine vita in cui nemmeno la morfina può venire il dolore. Allora, togliere le cure, perché? Perché la persona deve morire, cioè la persona non ha più una, io tolgo la cura perché la persona non guarda. D'altra parte, mi dice che si avvicina, è una questione di tempo, è solo una questione di tempo, per arrivare in una persona che soffre, perché io ho assistito alla morte di una persona che è stata una morte dolce, è stata una questione di tempo, una morte dolce. Ma so di persone che hanno sofferto tantissimo, che desideravano morire. Tra l'altro, e quindi c'è stato questo tempo che io non mi spiego, cioè io devo aspettare un evento che accadrà con una persona che sta soffrendo per arrivare dove, nella mia ottica cristiana, ad una vita migliore. Allora io faccio fatica a fare i conti con questo tempo. Non so se mi sono spiegata. Sì, sì. Sì, forse è meglio. Sì. È vero quello che lei dice. E proprio perché è vero, credo che bisognerebbe a livello medico fare molto di più, anche a livello delle ricerche, in questo senso delle cure palliative. Bisognerebbe svilupparle molto di più e soprattutto bisognerebbe fare in tal modo che le cure palliative che esistono siano veramente anche disponibili per tutte le persone. Perché almeno in Austria e in Germania si discute molto spesso che abbiamo dei centri che si sono specializzati sulle cure palliative, ma in molti luoghi, soprattutto in periferia oppure in zone rurali, non c'è ancora la possibilità di usufruire di queste cure palliative che abbiamo. E che perciò veramente dobbiamo fare delle ricerche ulteriori, veramente cercare come possiamo alleggerire queste sofferenze in fine di vita.
perché nessuno deve soffrire, e soprattutto quelle curative cure che abbiamo già a disposizione, metterle a disposizione di tutti, e non solo in alcuni centri in grande città. Anche questo è un problema che abbiamo. Tuttavia rimane la questione della sofferenza, e questa è la questione della sofferenza e del senso della sofferenza, non lo riusciremo mai a dare una risposta definitiva, soddisfacente. C'è la grande questione della deodicea, perché Dio ci lascia soffrire. Non troveremo una risposta. Ma il punto di dire che non uccidiamo la persona è proprio perché diciamo la sofferenza non toglie il senso alla vita, neanche alla fine della vita. Però dobbiamo fare tutto il possibile per alleggerire questa sofferenza, ma non togliendo la vita. E in questo senso anche la Chiesa, e anche questo Papa Francesco l'ha detto in quel discorso all'inizio del mese, anche da un punto di vista della fede cristiana, la cosiddetta sedazione finale o terminale, cioè proprio di dare dei medicinali dove uno perde la coscienza per non sentire più la sofferenza, è legittimo dal punto di vista etico. Quindi quello che si parlava di sedazione, si parlava di sedazione disabile. Terminale. Ma sul senso della sofferenza in fondo poi non c'ho neanche io una risposta definitiva. Che ha detto sul libro posso solo confermare che io credo che sia veramente necessario nella nostra società che parliamo di più della morte e che ricominciamo di
diceva una volta, no, la ars moriendi si impara con la ars vivendi, cioè sapendo sempre anche che la morte e il morire fa parte della vita. Il morire non è semplicemente la fine della vita, ma fa parte integrale della vita, è un processo che fa parte della vita. Fini più vicino. Sì. E come già affronto le situazioni e le esperienze della finitezza della mia vita quando sto ancora in fior di vita, questo influenza molto anche come poi veramente riuscirò a confrontarmi con la fine della vita quando avverrà quest'ultima fase del morire della mia vita. E soprattutto anche come riuscirò in questo momento, in quel momento, qui forse sono troppo giovane per poter dire questo, ma anche io potrei morire, già domani, il accettare il morire e la morte prossima come un momento di riconciliazione con tutta la mia vita. Perciò accettare la ultima finitezza della mia vita senza aver paura di questo momento e prepararmi alla morte riconciliandomi con la mia vita. Il commento sulla legge, io stesso sono molto contento, come ho detto, che finalmente anche in Italia abbiamo questa legge. Anche prima abbiamo già avuto la possibilità di fare un testamento, il cosiddetto testamento biologico. Quello che è stato completamente aperto era la valenza giuridica, la vincolante, la forte vincolante per il medico. Adesso l'abbiamo anche chiarito questo a livello della legge. E io credo che anche il contenuto della legge sia accettabile. Dove c'è sempre un punto di domanda, dove la vincolanza della legge è praticamente assolutizzata, non della legge ma del testamento biologico. Perché? Perché noi non sappiamo mai se facciamo la disposizione in uno stato di vita dove siamo sani, cosa veramente pensiamo quando siamo in un'altra situazione e non ci possiamo più esprimere. Perciò io credo che la legge italiana ha lasciato aperta un po' la porta dicendo che il medico ha sempre il diritto di seguire la propria coscienza. Io il senso della legge e del testamento biologico con questa legge lo vedo soprattutto in questo, che è uno strumento che aiuta il cosiddetto team terapeutico, il medico, i familiari, quelli che mi curano, di trovare una decisione su me, su di me, o chi mi riguarda, rispettando e confrontandosi anche con la mia volontà, ma non è semplicemente una esecuzione della mia volontà. Qualche domanda? Per esempio, finché nessuno dice qualcosa, in Germania e in Austria perfino la Chiesa ha fatto dei formulari per una dichiarazione, per una disposizione anticipata. Io credo che questo anche la Chiesa in Italia lo dovrebbe fare, anche i vescovi dovrebbero presentare a coloro che vogliono veramente anche avere un testamento biologico dove non si trova nulla che va contro la fede cristiana o la visione antropologica cristiana, dovrebbero offrire un formulario. Ma in fondo è scritto molto poco, se si sono in certe condizioni e se la prognosi medica è di tale tipo, desidero ancora oppure non desidero più che si faccia tutto o che si faccia quelle altre cose o queste certe terapie. In fondo, secondo me, le indicazioni mediche, veramente terapeutiche mediche, dovrebbero essere molto leggere. Lì veramente dovrei lasciare al medico di far prendersi la decisione, cosa dal punto di vista medico, in quella situazione dove io non posso più esprimere e perciò non posso avere neanche l'occhio profeta di sapere quale sarà la situazione, devo lasciare a lui la decisione. Ma gli posso dire, per esempio, fa tutto quello possibile, oppure non farlo più, o decidere, per esempio, chiedere se possibile lasciatemi morire a casa. O
parlando con i familiari posso anche dire, magari questa è la mia esperienza, che molto spesso queste questioni a livello familiare poi toccano anche le domande di come vorresti avere il tuo funerale. E questo poi aiuta molto, oppure quando veramente c'è la decisione difficile, facciamo ancora una terapia oppure no? Dove anche dentro la famiglia spesso non c'è unanimità. Alcuni dicono no, alla nonna dobbiamo fare tutto, la nonna è il valore più alto, e gli altri dicono no, non vedi che soffre solo, che prolunghiamo solo un momento di sofferenza e la morte poi avverrà. E allora sapere quando la morte, la nonna stessa ha detto questo, per tutti è un aiuto di trovare una soluzione, ma poi anche un conforto. Ho rispettato quello che lei voleva, non quello che io volevo, ma quello che lei voleva. Sono piuttosto, certamente poi in alcuni formulari si trovano anche delle indicazioni molto chiare. Un punto molto difficile che non ho ancora toccato, perché mancava il tempo, è quello della nutrizione e della idratazione, soprattutto nel caso di stato vegetativo. Comunque c'è un'altra domanda, sì. Così lasciamo fuori questa domanda difficile, ma possiamo ritornare dopo la domanda. Volevo solo dire una cosa, che forse è veramente importante che si cominci a parlare di morte, perché nel momento in cui, ma nelle case, nelle famiglie, se vogliamo nelle scuole, ma senza paura e senza insistenza, però come morte che fa parte della vita. Dà un senso perché prima o poi ci si trova tutti a dover affrontare la propria morte, la morte dei familiari, la morte di persone a cui si vuole bene. E molto spesso non si è preparati a questo. Una buona morte non viene decisa dal medico. Il medico supporta, come supporta lo psicologo, come può supportare il sacerdote, ma è assolutamente importante la presenza di una famiglia che si avvicina alla persona che è nel momento del passaggio o che sta affrontando un momento di sofferenza, una famiglia che è anche disponibile a mettersi in gioco, a rinunciare dei momenti di lavoro, di impegno o di altro, per seguire il proprio familiare che in quel momento è in difficoltà. Io lavoro in ambito sanitario e tantissime volte ci si trova a dover accettare decisioni di famiglie che preferiscono, a fronte di poter assistere al domicilio il proprio familiare, preferiscono lasciarlo in ospedale o chiedere il trasferimento in una lunga degenza. Queste sono cose che, su cui forse bisogna un attimo pensare. Certo. Ecco, quindi ci si deve mettere in gioco tutti. Il personale sanitario lo fa. Forse non c'è stata una formazione adeguata negli anni passati, diciamo, per medici, infermieri. Adesso c'è molta più sensibilità in questo settore, in questa problematica tra virgolette, in questo che è un momento naturale che ci si trova a dover affrontare. Però ripeto, ci vuole anche la cultura, passato il termine, del morire come momento del vivere. Sì, posso solo sottolineare e sottoscrivere quello che hai detto. Vi racconto due esperienze personali. Quando prima di essere arrivato a Bressanone per insegnare lì, sono stato parecchi anni anche nella pastorale e 3 anni in Germania e in una parrocchia nel Ruhrgebiet dove c'erano 3 grandi ospedali, perciò siamo stati chiamati molto spesso nell'ospedale. E questo per me sono sempre stati momenti molto densi. Vi racconto 2 esperienze. Un'esperienza dove mi hanno chiamato e c'era la famiglia attorno al letto del nonno e poi la famiglia è andata via e il nonno, il paziente, mi dice finalmente se ne sono andati,
perché ho bisogno di parlare con qualcuno sulla mia morte. Tutti sappiamo, anche i familiari, che la mia vita sta per terminare, ma non potrei mai parlare con i miei familiari di questo. Infatti, quando i familiari si sono congedati, hanno detto: ciao nonno, vedrai, andrà tutto bene, fra 3 giorni ritornerai a casa, tutti ti aspettano. Vedete, tutti abbiamo saputo che ci diciamo delle bugie, ma non c'è stato il coraggio di dire semplicemente: guardate, sappiamo tutti e quanti, tu non esci più da questo ospedale. E perciò ho detto: finalmente posso parlare con qualcuno. C'è questa difficoltà proprio anche nell'ambito più stretto della famiglia di parlare apertamente di questo. E un'altra esperienza dove sono stato chiamato dopo la morte di un familiare, dove poi i familiari hanno detto: potremmo piangere, ma non siamo riusciti a parlare della morte. Abbiamo anche qui tutti saputi che questa persona sta per morire, ma non abbiamo avuto il coraggio di parlare. E perciò adesso sono così tante domande lasciate aperte, perché non abbiamo avuto il coraggio di affrontarle. E dobbiamo imparare proprio di affrontare queste domande nella vita, non quando è troppo tardi. E neanche solo quando la morte è imminente, perché lì veramente a volte è difficile, anche a livello emozionale, no? Ma prima già. Nel mezzo della vita. Altre domande? Dove sta? Ci vuole darmi un consiglio, no? Ciao. Avanti. Penso anche che bisogna fidarsi dei medici, ma dei medici che siano responsabili. Per dare un'opinione vale la pena continuare. Ricordo che il mio fratello, che abbiamo dovuto portare in Australia, evacuato con l'aereo, e poi mi è venuta la notizia, dice: dovrai decidere continuare con la cura normale, con la cura oppure scacchiamo tutto. Io ho consultato con alcuni miei fratelli e tutti mi hanno detto: fidati del medico. E allora la sera stessa io sono partito, dovevo stare la notte lì e il giorno dopo per l'Australia, ma la sera mi è arrivata la notizia che è morto. Ma perché? Quando poi sono andato in Australia, che ho parlato con il dottore, era un ospedale di serie B, che è gli avventisti, un ospedale diretto dagli avventisti, ma con un senso dell'etica molto molto grande. Difatti mi ha spiegato: era impossibile continuare. Hanno fatto due attacchi cardiaci, hanno fatto la resuscitazione e loro avevano deciso la prossima volta che lui era andato a Taurantia non avrebbero fatto nessuno. Ma il modo che loro hanno si sentiva che loro erano preoccupati, ma allo stesso tempo e ora li lasciano andare. Sì, quello è giusto, la mia volontà non può mai togliere al medico la responsabilità, io non ho mai la competenza di un medico, e così come adesso vado dal medico, anche io non dico al medico: tu devi fare questo, ma io gli spiego al massimo i miei sintomi e lui poi può decidere con la sua competenza e con il suo sapere. Oggi a volte guardiamo nell'internet, leggiamo 5 righe e pensiamo già di avere la stessa competenza di un medico che ha studiato per 10 anni e c'è un'esperienza di 15 anni, no? Cioè qui c'è proprio anche il medico sa sempre di più,
perfino con la mia poppa di insulina, che adesso so gestire abbastanza bene dopo tanti anni di diabete, ma devo andare sempre a consultare ancora il medico anche, no? E così chiaramente anche quando sono le decisioni in fine vita. Perciò anche queste disposizioni possono sempre solo essere un aiuto per trovare una soluzione dove si rispetta anche la volontà del paziente, ma non possono mai abolire la decisione veramente della medicina. E perciò dico sempre, ognuno ha il diritto di dire non voglio disporre su nulla perché mi affido ai medici. Ha tutto il diritto di fare anche questo. Piuttosto dipende dalla situazione di salute del paziente, perché ci sono alcune situazioni dove veramente la idratazione e la nutrizione può procurare malessere fisico, perché il corpo non può più ricevere il nutrimento e non può più accogliere, e anche la digestione non funziona più. Ci sono molte altre situazioni dove invece fa senso, e allora l'abolizione, certamente uno secondo la legge ha il diritto di rifiutare, però dal punto di vista etico devo sempre chiedere il rifiuto solo ciò che dal punto di vista medico non fa più senso, e se invece fa senso io direi sempre di non toglierla. Io vorrei qui, forse per rispondere, ho due minuti perché non ho parlato di questa questione prima, però è veramente una questione molto difficile. Vorrei ricordare cosa la Congregazione per la Dottrina della Fede ha scritto nel 2007, quando negli Stati Uniti è morta una paziente che, come da noi lo hanno inviato, praticamente in stato di coma vegetativo, si è tolta la somministrazione di cibo e acqua e è morta questa persona. Grande discussione se poteva oppure non si poteva. Allora i vescovi americani hanno fatto una domanda alla Congregazione per la Dottrina della Fede e hanno questa risposta molto interessante. La domanda era quella: è moralmente obbligatoria la somministrazione di cibo e acqua per vie naturali oppure artificiali al paziente in stato vegetativo, a meno che questi alimenti non possano essere assimilati dal corpo del paziente oppure non li possano essere somministrati senza causare un rilevante disagio fisico? Domanda: sì, la somministrazione di cibo e acqua, anche per vie artificiali, è in linea di principio un mezzo ordinario proporzionato di conservazione della vita e quindi obbligatoria. Ma se avete ascoltato bene la domanda, nella domanda c'erano già situazioni dove questo non vale. A meno che questi alimenti non possano essere assimilati dal corpo del paziente oppure non gli possano essere somministrati senza causare un rilevante disagio fisico, allora in queste situazioni non è obbligatorio. Poi la seconda riguarda la persona in stato vegetativo permanente. Se il nutrimento e l'idratazione vengono forniti per vie artificiali a un paziente in stato vegetativo permanente, possono essere interrotti quando medici competenti giudicano con certezza morale che il paziente non recupererà mai la coscienza? E qui la domanda è no. Un paziente in stato vegetativo permanente è una persona con la sua dignità umana fondamentale, alla quale sono perciò dovute le cure ordinarie proporzionate che comprendono in linea di principio la somministrazione di acqua e di cibo anche per vie artificiali. Cosa si dice qui? Qui praticamente si dice che in questo
proprio sta pomeriggio prima di venire qui, una persona, un familiare di una persona in stato vegetativo mi ha chiamato a Bressanone dicendomi: padre Lindner, lei è il teologo morale, sa che oggi entra in vigore questa legge, io adesso voglio, perché c'è il mio papà da 17 anni in stato vegetativo dopo un incidente grave, io voglio che domani i medici interrompano la nutrizione artificiale. Ho il diritto, vero? Gli ho detto: questa persona non ha il diritto. E qual è l'argomentazione? È semplice? Non è semplice, ma la malattia oppure il nutrimento in questo caso non è una terapia contro la malattia. La malattia è un danno grave, permanente del cervello, ma non è una malattia dell'intestino o del qualcosa dell'apparato del nutrimento. Perciò in questo caso veramente il nutrimento è una forma di, come si dice qui, di cura umana e non di terapia, perché anche noi abbiamo bisogno di mangiare, di essere nutriti. E se nel caso di un paziente di stato vegetativo permanente si toglie il nutrimento, questo causa la morte. E perciò significherebbe uccidere una persona, a mio avviso. Perciò secondo me la Chiesa fa bene a dire: in questo caso non si può togliere il nutrimento. Perché la malattia, il danno del cervello, non porta alla morte, non in questa situazione. So che questo è difficile e che anche qui, per esempio, la Chiesa tedesca, cattolica, ha fatto un formulario per queste dichiarazioni anticipate di trattamento insieme con le chiese evangeliche. Ma quando si tratta di questo argomento c'è una nota dove si dice: qui la Chiesa cattolica e le chiese evangeliche hanno una posizione differente. Per esempio, le chiese evangeliche riconoscono che uno può dire, se veramente non c'è più una speranza di un miglioramento, che dopo magari 12 mesi, dove i medici dicono se dopo 12 mesi non c'è un miglioramento, questo non avverrà più, di chiedere di interrompere la nutrizione artificiale, mentre la Chiesa cattolica dice di no, ma per questi motivi che ho cercato di spiegare brevemente. Thank you.
si è domandato se questa cosa gli ha creato dei problemi da sostituire a posteriori, dopo anni e anni di differenza con il corpo, prima di andare a riposo. Cioè, a me viene ancora prima la domanda, non potete, cioè, la medicina adesso è la parte di fortuna a livelli altissimi, però a volte mi sembra che si metta gli occhi a questo modo solamente perché accendiamo questa macchina, no? Però poi c'è la macchina di vivo, col botta e basta, cioè è difficile, per me è veramente difficile perché vedo casi magari che mi dicevi fa, mi dico, ma no, la vita ha comunque valore, però io vorrei vedere su questa situazione, ma è difficile, è molto difficile. E soprattutto perché risponde a lei, che naturalmente parla, visto che la vita è un dono, è sacra, non abbiamo noi la divinità, non scendiamo la vita, però scendiamo a volte troppo, forse artificialmente, di mantenere la vita. Sì, sì, posso partire dall'ultima domanda e poi ritorno alla sua. Io credo che questo è vero, che soprattutto lì dove si fa tutto per far sopravvivere una persona, voi questo dovrebbe farne meno. Soprattutto, però la domanda è difficile perché in questo caso di emergenza spesso non si può sapere qual è il risultato. Lo si può sapere a volte quando si fanno con i bambini, dove si sa già che c'è un tendenza al cervello molto forte e tuttavia si fa tutto per mantenerlo in vita. Lì molte volte i medici potrebbero decidere di non far tutto quello che è possibile, ma perché anche in riguardo a questo che si è detto prima, una terapia e un atto medico non ha semplicemente il fatto di mantenere in vita una persona, ma si deve sempre anche chiedere se in riguardo allo stato di questa persona, come abbiamo sentito quello di Giovanni Paolo, l'atto medico ha il valore in riguardo a questa vita oppure no. E se si sa già che un bambino oppure una persona sopravviverà, ma con questo danno forte al cervello che sarà poi in stato come vegetativo permanente, se si sa in quel momento nessun medico farà una terapia, ma lasceranno vivere, morire le persone, spero almeno. Dal punto di vista estetico sarebbe proprio giusto questo. Riguardo alla sua domanda, qui infatti i medici dicono molto chiaramente che ogni forma di nutrimento non è una cura ma è una terapia e soprattutto l'atto di intraprenderla, per esempio mettendo un sondino, e che perciò questo atto sarebbe soggetto al consenso informato. Qui c'è proprio una differenza, è una posizione differente dal punto di vista della Chiesa e anche dal punto di vista del medico. Io direi che il fatto è giusto che l'atto di intraprendere, per esempio, di mettere un sondino, è un atto medico, dove uno deve dire il suo sì. Ma se una volta è messo e se poi veramente l'interruzione della nutrizione sarebbe causale, la causa primaria della morte, io ho grandi dubbi, lo dico. Ma so che il punto di vista dell'etica della medicina, se guardate un libro dell'etica della medicina, vi troverete un'altra posizione, che è piuttosto quella della Chiesa Evangelica. Non ho capito, sarebbe quindi eutanasia quando dovrebbe mettere il sondino? Di non metterlo no, perché questo sarebbe piuttosto un accettare che una persona muore per una altra, per una causa che non è adesso quella della morte, perché in questo momento dove si mette è differente, piuttosto qui sarebbe il problema della interruzione, ma solo nel caso, nella situazione di un paziente che è stato vegetativo. È difficile, anche io non ho un'ultima domanda, è complessa la domanda, ma dico che c'è la posizione che ciò è l'unica giusta. Ma mio papà ha avuto un incidente, è rimasto paralizzato, ha sopravvissuto l'incidente per due anni e mezzo, completamente un contadino di alta montagna che era sempre, non ha mai visto un ospedale dall'interno, con un incidente col trattore, poi è rimasto paralizzato, non poteva neanche togliersi una mosca dal naso.
e per lui questa vita non aveva più senso, non voleva più, ci ha chiesto molte volte di lasciarlo, cioè di ucciderlo. E abbiamo sempre detto che non lo faremo, ma se entra una complicazione non avremmo fatto qualcosa contro questa complicazione, quindi poi è morta con un'infiammazione che sarebbe potuto curare. E credo che questo sia legittimo. Ma i miei grandi dubbi se è legittimo fare qualcosa dove so questo adesso è la causa della morte. Nel caso dello stato vegetativo avrei anche difficoltà di dire che è un atto di eutanasia, perché quelli che lo fanno non è che lo fanno per uccidere, ma per loro è piuttosto un atto di lasciar morire una persona in quanto faccio, non lo mantengo più in vita. È un, come si dice, è un campo grigio dove io non ho delle domande. Dico solo ci sono diverse posizioni. Io condivido qui piuttosto la posizione del Magistero, ma proprio non perché adesso sono un teologo morale cattolico, ma perché mi convince questa argomentazione. Se oggi questa persona mi ha per sempre chiamato e ha detto adesso noi vogliamo, perché oggi c'è la legge, domani vogliamo interrompere, mi ha fatto male nello stomaco, questo veramente devo ammetterlo. Vuol dire che ha capito poco. Io sono felice in mezzo e credo che sia arrivato il momento qui, potrò stare in giro a mezzanotte. Vi dico solo una cosa, io ho ancora qui un valore grosso, un mio fratello, e posso dire che è successo qui in ospedale, nelle vicinanze, non vedevo più nulla. Gli hanno fatto, gli hanno messo le cose, non assorbiva più liquidi, un po' altre malattie che c'aveva nel corso, infiammazioni urinarie, in mezzo qui non c'è più niente da fare. E io gli ho fatto questa domanda. E se riuscissi a bere qualche cosa? Se riuscissi, non riesci. Siamo impotenti. Io ho detto, boh, che cos'è questo? Lasciamo morire. È stato lasciato morire. Che fare lì? Io non sapevo che cosa dire, i medici dicevano, non possiamo fare più. Vi dico questo perché mi girava nel mio cervello proprio questo fatto del quale ero. Bene, io direi grazie infinite. Grazie infinite. Ringraziamo Dio a delle persone capacità di approfondire e di donare la scienza e anche le capacità di pensare anche noi. Grazie alla vostra pazienza. Grazie infinite. State attenti, noi avremo qui una cosa alla quale vi invito è di tutt'altro genere. L'apertura di una mostra di un contadino che ha pitturato, che io sono rimasto colpito dal capitolo delle pitture eccezionali. Ecco, come uno osserva la natura e come da questa ha tirato fuori, senza preparazione, ha tirato fuori delle cose meravigliose. Seconda cosa, avvicinandosi alla Quaresima, avremo anche un biblista qui. Sentirete i giornali, ne parleranno. Data e tematica. Grazie a tutti e...